Salve a tutti da Trips89, siamo qua su Football Manager 2020, ormai alla terza stagione con il Milan. Bene, siamo a inizio campionato, ho fatto il precampionato io. Trasferimenti, storia, abbiamo venduto Diaz, che era la nostra ala nella passata stagione, a 1 milione, sbagliando, valeva un po' di più. A Banda, che è un terzino che vorrei che crescesse perché non ha contrasti e poca marcatura, ma soprattutto non ha contrasti, io ho messo a tutte e due una ricompra. Poi tutti questi prestiti, Polenghi venduto, questi qua venduti, ok. Torrasi che non cresceva più di tanto, anche se ha determinazione 20 e 15. Però mi sa che ho messo il contratto la contropartita della ricompra, come si dice, la clausola, scusate. E infine che abbiamo venduto, scusate, Bennacer. È l'unica gestione, perché in questo FM ci sono poche richieste di gestioni, poche offerte. Bennacer, e vediamo se ci dice la cifra totale. No, dobbiamo andare a Story. 50 milioni, però poteva arrivare a 60 pure. Mi pare che era 60 più che altro. Però qua ci conta già 50 milioni. Questa ala, perché è un'ala, sì, l'ha presa il direttore sportivo. Magnani l'ho preso io, che era in offerta 1 milione e qualcosa, e l'ho mandato in prestito al Parma. Poi Lucas Moura e Perin. Che cosa è successo però? Abbiamo mandato in prestito Donnarumma, in modo che cresca e si valorizzi, anche perché prende uno stipendio di 13 milioni e non lo posso vendere a 17 un potenziale come Donnarumma. Lo facciamo un po' andare in prestito in modo che si alzi la valutazione e poi cercheremo di venderlo. Anche perché ha una clausola del 10%, che su 10 milioni il 10% all'inizio stagione è di 1 milione. Ora è aumentato 1 milione e qualcosa. Il 10% sul totale del... E lo stiamo pagando troppo per quello che ha fatto. Andiamo a noi. E le tre partite di oggi saranno Fiorentina, Benevento e Lazio. Bene, andiamo a vedere queste tre squadre cosa hanno fatto nel mercato. Allora, hanno venduto Pedro. Questo Pedro che è l'attaccante, sì. A 17 milioni, quasi 18. Ranieri, che è un buon terzino. L'ho messo nella lista, è cresciuto bene. Milan Badelli alla Roma. Questo ritorno dal prestito, questo prestito, non lo so. E questo Pedro, chi è? Ah, il Pedro del Real, del Chelsea, ex Barcellona. Poi hanno confermato l'acquisto di Patrick Cutrone, che ha un bel potenziale, mi piace come giocatore. Vedremo se prenderlo. Deulofeu. De Mattia, che è un giovane. E Diego Costa, dell'Atletico Madrid. Sì, usciamo. Vediamo il mercato del... Vediamo prima le cessioni. Perché qua c'è 500 e qua costa 275?
Hanno venduto questo giovane. Forse la stagione passata l'hanno venduto. Gyanfi, che non è male. Ha molta finalizzazione. Questo terzino, se fosse un po' più giovane, l'avrei preso. E va bene, qua non ci interessa. Poi hanno preso Vecari, Venuti, Warpun. Non è male. 21 anni. Sala. Altro giovane. Terzino. Mattiello, lo conosciamo. Castellano. Sarà un giovane? No, non tanto giovane. Sarà una riserva. E Nani, che non è il Nani ex Lazio. Bene. Ah, resta ancora una squadra. La Lazio. Vediamo cosa ha fatto la Lazio. Bene, la Lazio ha venduto Correa, Joaquin Correa, Johnny. Marez. Ah, l'avevano preso l'anno scorso, ma non l'hanno utilizzato molto, secondo me. Raul Moro, che già al Manchester City ha preso valore. Caputa, un giovane forse promettente. Questo giocatore non lo conosco. Perazzini. Renato Sanchez. Che l'hai pagato 26 milioni e l'hai valorizzato 24. Bene. E Palombi. Vediamo negli acquisti. Biraghi, Petagna, Campogna, che è un giovane. 6 milioni, no, 600. Paredes, dal Paris Saint-Germain. Maggiore. Mettiamolo nella lista. Che cosa può fare? Registra arretrato, centrocampista di quantità e va bene. Anche se ho i miei giovincelli che voglio far crescere. E Ivanov, che è un difensore. Vediamo se cresce, mettiamolo nella lista. Ha già dei parametri, tranne il colpo di testa, molto buoni. Bene, abbiamo visto gli acquisti e la classifica è inutile che ve la faccio vedere, siamo inizio campionato, andiamo direttamente alla partita. Io intanto faccio le tattiche e ci vediamo direttamente alla partita. Ecco che iniziamo noi, siamo alla partita. Caldara, Conti. Caldara. Maximovic, Castrovilli, Pulgar, Igor, Suso la prende, Leao può partire in contropiede, Leao non la perdere, la crossa per l'Axalt che sbaglia. Pezzella, l'Axalt la recupera, l'Axalt. Non è un gran tiratore. Ecco André Silva. Per l'Axalt, non te la mangiare di nuovo. Bravo. Bravo l'Axalt. Leao, André Silva. Filtrante per l'Axalt. E riusciamo a segnare noi. Diciamo di continuare così. Andiamo alla seconda parte della partita. Vediamo
Ecco che iniziano loro. Maximovic passa al centro. Vediamo cosa hanno cambiato. Ah, hanno cambiato Milenkovic. E chi hanno messo? Sissoko. Sì, potrebbe fare il terzino. Conti, Leao. Leao. Tonali. Tonali tira. Va fuori. Perin, ecco che la recuperano loro. Diego Costa solo con il portiere, sbaglia Diego Costa. Meno male. Romagnoli su calcio di punizione, André Silva. André Silva non è molto veloce, però è possente fisicamente. Castillejo segna. Bene. E chiudiamo sul finale della partita. Igor Tonali, Castillejo Mezzavolè. E chiudiamo la partita sul finale. E finisce la partita. Bene, i primi 3 punti li abbiamo guadagnati. Ci vediamo contro il Benevento, se non sbaglio. Ecco che siamo ai sorteggi. Vediamo il Milan, testa di serie. Real Madrid. Ajax. E K Atene. Il girone di ferro. Ecco, c'è la partita contro il Benevento, iniziano loro. Montipò, scusate. Ecco che sbagliano già. Ciaranoglu su calcio di punizione, sulla difesa. Ciaranoglu perde palla. Che si entra in scivola. Laxalt. Per André Silva, che la può crossare in mezzo. Castillejo stavolta sbaglia. Hernandez lunga per André Silva, la conquista Ciaranoglu, che si può avanzare. Calabria, Castille e Ciaranoglu, Ciaranoglu di nuovo, che si tira sulle mani di Pontito. Ciaranoglu, Castillejo, che sì, Pellegri, Castillejo, Pellegri recupera, Pellegri sponda, Eurogol di che sì. Ecco Pellegri che lotta, Castillejo, perché sì. Ecco Mattiello sulla fascia, coda per impara. Bravo Popenga. No, che gol è! Abbiamo pareggiato questa partita, ci vediamo alla prossima. Ecco c'è la partita contro la Lazio, queste sono le formazioni. Miss Alberto su calcio di punizione, che cosa fai, Parini? Rivediamo. Bel calcio di punizione. Ma il secondo tempo. Iniziamo noi. Laxalt. Laxalt. Tonali. Che sì. Calabria. Calabria salta l'uomo. Un filtrante. Calabria. Che sì. Tonali. Ciaranoglu. Tonali, che sì, Calabria, e stracoscia para. Luis Alberto su calcio di punizione.
Bene, è finita la partita, ragazzi. L'Inter vince 10 a 1 contro il Genova. La Juve vince di misura sulla Roma. Bene, ragazzi, questo episodio a me non è piaciuto. Spero che piace a voi. E lasciate un like, commentate, condividete e iscrivetevi. Alla prossima, ciao!